finalmente parliamo di intelligenza artificiale. Tutto quello che ho detto prima e che vi ho già detto altre volte in altre salse è il succo di quello che io penso e che in fondo anima anche le mie azioni, dal progetto Onde a Desenzano, all'Abba Sirmione, all'aula che ho disegnato per voi nel corso, allo scegliere Gabbo, Valentina, Stefano, la Camilla come insegnanti. Perché? Perché noi abbiamo sempre meno tempo per affrontare qualcosa che accade adesso. Perché accade adesso, è già presente, è già pervasivo e ha questa brutta roba di accelerazione che non ci lascia il tempo di riflettere. E la prima cosa che mi viene da dire è, proprio perché nessuno di noi è in grado di avere una risposta, io non ce l'ho, si tratta di ragionare, di dialogare, di capire il pezzetto che ho io con quello che hai tu, con quello che hai tu. E allora, grazie a voi, perché se non era per voi tutta questa riflessione non la facevo, ma mi avete obbligato a mettere a posto i miei pensieri. E allora ho fatto la prima cosa che faccio di solito, sono andato a vedere, ma cos'è la definizione? Quando parliamo di intelligenza, cosa vuol dire? È il complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere, spiegare i fatti e le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere, farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove, di modificare la situazione stessa quando questa si presenta ostacoli all'adattamento. Questo è l'intelligenza. In realtà voi sapete che da una definizione di intelligenza poi la psicologia e la pedagogia, l'ultima in ordine di tempo, la teoria di Gardner, sapete che hanno cominciato a dire sì, ma ci sono tanti tipi di intelligenza. Chi non ha il libro L'intelligenza emotiva, che abbiamo scoperto che c'è l'intelligenza spaziale, c'è l'intelligenza emotiva, ci sono abilità verbali, logico-matematiche, cioè abbiamo cominciato a dire, come quando abbiamo guardato l'atomo, intelligenza, poi abbiamo detto attenzione, ci sono una serie di capacità molto diverse dentro questa parola intelligenza. Se proprio volete, avete pazienza e avete notti insonni per qualunque motivo, potete leggervi La società della mente di Marvin Minsky, perché è stato il primo a definire l'intelligenza artificiale ed è attorno a lui e ai suoi collaboratori, più che collaboratori, colleghi, che nasce tutto questo tema dell'intelligenza artificiale. Con lui ha lavorato Seymour Papert, con lui ha lavorato Steve Occo, con lui sono nati il Lego Logo, con lui sono nati Scratch. Tutto quel mondo lì nasce dalle riflessioni del team di Marvin Minsky e in California di Alan Kay, che è quello per dirvi che ha inventato il mouse, Windows e HyperCard. Perché Minsky dice e scopre che in realtà il cervello non è un'entità, ma è un insieme di connessioni e relazioni. E è dopo di lui che viene usato un termine che non sentite più, il cervello. C'è stata un'epoca quando il computer veniva chiamato il cervello elettronico. Solo qualche giornalista banale era incitrullito, parla ancora il cervellone, ogni tanto lo sentite, no? È stato inchiodato il cervellone del ministero, non esiste più, cioè. Perché Marvin Minsky stesso ha detto l'illusione di ricreare con un computer il funzionamento del cervello, cioè il fatto che abbiamo capito come funziona e ricrearlo sono due film assolutamente distanti. E allora
in realtà abbiamo cominciato a definire due mondi. Uno, quello della realtà virtuale. C'ho via ancora la foto qua di Alberto che fa la prima prova con i visori, col cartone. Perché lì la notizia qual era? Era quello che un oggetto di cartone, addirittura da poche centinaia di euro, ti permetteva di costruire mondi. Sapete che oggi il visore di Meta, di Facebook, per intenderci, costa $300 e noi lo abbiamo per far capire. Siamo ordinato un anno e mezzo fa e non è ancora arrivato. È rimasto là nella realtà virtuale, sei tu che devi andare, cioè tu non gli hai detto di trasferirtilo da questa parte del mondo, è di là dal metaverso. Però è un mondo che crea tutta una serie di riflessioni. Cos'è questo mondo virtuale, a cosa serve, come mi rapporto? Che differenza c'è tra questo e Timothy Leary e la teoria che l'LSD faceva bene, no? Perché ovviamente nel momento in cui ho un mondo virtuale, un mondo dove posso fare tutto, dove tutto è possibile, è ideale per creare, è ideale per immaginare e provare a rendere reali le cose, non a caso invece adesso si è prestata molto più attenzione a quella che è la realtà aumentata, dove io utilizzo gli oggetti che ho per rendermi più facile, comodo, intelligibile il rapporto con il mondo circostante. Pensate, voi sapete che i caschi dei piloti militari sulla visiera, in realtà quella visiera è un visore. Cioè gli vengono proiettati tutti i dati, perché quando stai andando a Mach 2 tu non è che puoi dire faccio la curva, cioè quando hai detto faccio hai già fatto 700 km, cioè non hai la possibilità di leggere uno strumento, lo strumento ti viene proiettato e c'è un sistema che riconosce il puntamento della pupilla, per cui le armi non vengono puntate con la cloche tipo Snoopy e il Barone Rosso, ma io guardo una cosa e punto. Sappiate che i sistemi di riconoscimento del puntatore oculare li avete tranquillamente su questo oggetto qua, che serve a tutti i portatori di handicap. Nei Mac tutto il sistema di supporto alle disabilità fa sì che io possa governare il mouse con lo sguardo, se sono paraplegico è comodo, però è proprio un mondo che sta guardando come faccio a usare queste tecnologie per aumentare la mia percezione del mondo e come faccio grazie a un aumento del significato di ciò che ho intorno essere in grado di comprenderlo meglio e più velocemente. Quello che è successo nell'ultimo anno è questo. Una società che si chiama OpenAI ha realizzato un sistema che altro non è che un mega, iper, mega deposito di informazioni. Chi gliela date? Noi. Tutti noi. Consapevolmente, certo che no. Le hanno beccate da Facebook, le hanno beccate da Instagram, le hanno beccate dai blog, da tutto quello che c'è scritto. Provate a immaginare un qualcosa che incorpori tutto quello che c'è in internet. Mi ricordo quando ci occupavamo di sicurezza, avevamo un partner americano, Steve Meyer, che era all'epoca uno spione, lavorava per l'NSA, e quando venne in SEO Sistemi, disse, voi non avete idea, noi non misuriamo i computer
in termini di megabit, megabyte, poi in ettari di computer, tanto la quantità di macchine che avevano già all'epoca messo in piedi i sistemi militari. Quindi che cosa cambia con OpenAI? Intanto che parte all'inizio con la parola open, che è una parola magica nel mondo del software. Vuol dire che nasce come una società non proprietaria. Non proprietaria. Sviluppano una sorta, lasciatemelo banalizzare, una sorta di linguaggio in base al quale io posso poi interrogare questo iper mega deposito di informazioni. E qui la prima cosa che loro fanno sono le API, che sta per Application Program Interface, una modalità per interagire con questo serbatoio di informazioni a cui posso fare delle domande. Infatti si chiama chat. Voi sapete che la chat è: ciao Gabbo, come stai? E Gabbo mi risponde. Poi avete scoperto che questo concetto di chat è stato facilmente trasformato in: sono il risponditore di Vodafone, non funziona una mazza, descrivimi la mazza. Cioè, dall'altra parte, una serie di domande codificate con una serie di risposte codificate facevano sì che voi chiedevate online aiuto e supporto, e di là c'era un sistema che aveva la serie delle risposte preconfezionate, giusto? L'abbiamo visto, c'è dappertutto, qualunque sito che ha l'icona, da Anna è stata la prima, era la risponditrice di Ikea, che chiedeva: ma ho bisogno di un divano, quanti posti? No? E c'era parte pensata, che forse che la gamma, che come fa a saperlo? In realtà è un sistema di possibili risposte a possibili domande. Moltiplicate questo per 100.000 e ottenete ChatGPT. Per cui io faccio una domanda, scrivimi la biografia di Dino Bozzoli. E lui in un istante gli scrive la biografia di Dino Bozzoli. Intanto ha capito chi è Dino Bozzoli. Come? Se provi ti sorprenderai. Ti sorprenderai. E poi fa in modo esponenziale, ma sostanzialmente la stessa cosa, tant'è vero che tra i figli e tra i miei amici ne ho parecchi, tutti dicono: non è un sistema di intelligenza artificiale, è un sistema di aggregazione statistica, perché non fa altro che aggregare pezzi di informazione che statisticamente hanno un senso legato l'uno all'altro. Già questa cosa dà da pensare, e lo vedremo tra un attimo. La cosa più interessante successa negli ultimi due mesi è la lotta tra Google e Microsoft. Perché? Perché Microsoft ha inserito le API di OpenAI nel suo browser. Se oggi voi provate solo sul telefonino a scaricare Bing, che è il browser di Microsoft, come c'è un bel po' di problemi ancora di diritti d'autore, privacy, come vedremo tra un attimo, però già oggi potete fare delle domande in linguaggio naturale e ottenere dal browser, non da un software, quelle risposte che oggi pensiamo appartengano a ChatGPT. Lo stesso a Google, il suo progetto si chiama Bard, per cui sono scatenatissimi tutti e due, e due giorni fa Samsung ha detto: quasi quasi trovo più interessante Bing. Le azioni di Alphabet, che detiene Google, sono calate del 4%.
perché Samsung ha detto, Samsung, avete idea di che potenza sia nel mondo dell'elettronica? Quindi il vero scontro che sta dietro le quinte è su quali e come verranno applicate le tecnologie relative a questa cosa che vi ripeto, è l'inizio, è come se avessimo visto il robot della Candy degli anni 50. I miei amici dicono sempre, you ain't seen nothing, non hai ancora visto niente di quello che c'è. Quindi ChatGPT diventa immediatamente popolare, 5 giorni 1 milione di utenti, non tanto di ChatGPT, perché è questo che bisogna anche comprendere, delle librerie. Questo cosa vuol dire? Che, come ci ha insegnato tutto lo sviluppo del software, se le librerie sono disponibili e ho 1 milione di sviluppatori che usano quelle librerie, avrò 1 milione di prodotti. È quello che ha inventato questo signore qua. Quando è passato dal software che costava migliaia e migliaia e migliaia di euro, dollari, quello che volete, ad aprire lo sviluppo del software a centinaia di migliaia di sviluppatori, e oggi vi trovate valanghe di software gratis, valanghe di software a 90 centesimi. Per chi, Lorenzo aveva una chioma molto fluente, poi quando è uscita questa rivoluzione ha detto non ce n'è più per noi, sarà meglio che smettiamo anche lui, avere i capelli lunghi, ma non ci siamo conosciuti. Però è questa la rivoluzione, che noi non possiamo immaginare che cosa le decine di migliaia, centinaia di migliaia di sviluppatori potranno fare con le librerie di OpenAI o di altre librerie che su quel modello verranno realizzate. Per stare stretti nel tema, ChatGPT vuol dire trasformatore preistruito, generatore di conversazioni. Per cui quello che fa è un sistema preistruito che genera delle conversazioni, dei dialoghi. È quello che fa la Anna di Ikea. È come dire, ho davanti un bambino di 4 anni, anzi una bambina, Anna, di 4 anni, che a malapena dice divano 2 posti o 3 posti, ha un laureato in lettere, che invece ha una capacità espressiva, capacità di creare relazioni drammaticamente diverso, drammaticamente più potente. Ok? Dopodiché è un chatbot, termine tecnico che descrive tutti quei sistemi a cui immettendo una domanda ottengo automaticamente una risposta. Vi è chiaro? Allora, non è ChatGPT la rivoluzione. ChatGPT è solo l'evidenza di un potenziale di cui sappiamo ancora molto molto poco. Quando prendete per esempio questo qua, è stata la domanda: genera la biografia dell'influencer italiana Chiara Ferragni. Intanto ha capito che cosa ho chiesto e in un secondo ha tirato fuori, no? È creativo, niente affatto, ha preso informazioni, è un velocissimo taglia e incolla di informazioni che stanno a petamiliardi là fuori. È originale? No, perché mette e incolla e associa quello che c'è. ChatGPT per ora, e credo che per come congegnato per un bel po', non è in grado di scrivere la Divina Commedia. Posso scrivergli delle cose, ci sono esperimenti già diffusi, in cui gli dico scrivimi la brochure del Bon Signori, ma che vada bene per un pubblico inglese. E ChatGPT è in grado di fare costruzioni
semantiche in cui riesce a creare il costrutto, certamente, ma sempre per ora in termini di associazione statistica di informazioni esistenti. E il testo è sorprendente, prima reazione, ovviamente ci sono scuole che hanno proibito l'uso di ChatGPT, voi capite, se voi date il tema, descrivi la domenica che hai passato con la nonna, tu lo chiedi a ChatGPT e lui ti scrive il classico pezzo, una domenica passata con la nonna, con tutte le banalità di questo mondo. E alcune scuole sono rimaste terrorizzate dall'idea, perché a questo punto, se io ti faccio fare il compito in classe di italiano, tu stai lì bello, buono, silente, e ChatGPT ti scrive qualunque cosa. Dove andremo a finire? Stessa reazione quando ci fu la calcolatrice. È proibito usare la calcolatrice, perché se usi la calcolatrice poi non sai mai fare, più fare 2 più 2. ChatGPT è la stessa cosa. Se tu usi ChatGPT poi riesci a immaginare i temi? Bella domanda. Io so che mio figlio, che si occupa di comunicazione in doc, in cooperativa, ha cominciato a dire: che figata, quando devo scrivere un comunicato stampa, non la Divina Commedia, dico: scrivi il comunicato stampa della partecipazione di artisti doc al 1° maggio a Roma tra 15 giorni. In 10 secondi gli ha scritto il testo e tu intervieni, cominci, togli, no, questo è banale, aggiungo una cosa che mi interessa evidenziare, è l'inversione della pagina vuota. Potete chiedere a ChatGPT appunto di immaginare, l'ho già fatto, immaginami 5 slogan diversi per un albergo che stia in riva sul lago di Garda. Tutti banali, vabbè, ho risolto il problema della pagina bianca. Se lo uso come stimolatore della mia intelligenza, se lo uso come robot che mi pulisce il pavimento e poi gli angoli e i battistoffa, che non me li puliscono mai come vorrei, e sopra le porte che bisogna sempre andarci con lo straccetto, io intervengo e faccio quello che il mio robot non fa. La cosa più strabiliante, secondo me pericolosa e che vi riguarda direttamente, è ChatGPT, o meglio il concetto di librerie di intelligenza artificiale. Voi vedete questa foto? È falsa, non esiste. Quella più famosa è il Papa col Moncler, l'avete vista? Monclero, tra l'altro, c'è scritto sotto Monclero. Perché è un problema questo? Perché noi, dai tempi della televisione, siamo disposti a credere a un'immagine molto più che a un testo. Un testo presuppone una capacità cognitiva superiore, tant'è vero che sapete che uno dei drammi è l'analfabetismo funzionale, per cui gente anche considerata istruita legge e non ha capito una mazza di quello che ha letto, e in Italia è un fenomeno drammatico, perché parliamo di percentuali davvero pesanti, attorno al 50-60% di gente che non è più capace di leggere un testo e di capire che cosa ha letto. Questo significa che tutte le volte in cooperativa mi rompono le balle perché mi chiedono di fammi il manuale. Va bene, ti faccio il manuale. Fai il manuale, lo leggono dopo 3 righe. Ascolta, mi spieghi? Ma leggi il manuale. No, oggi c'ho il cimurro, c'ho l'otite, ho le ossa che piccano, dimmi tu cosa devo fare. In realtà è che le persone hanno gradatamente perso la capacità di interpretare il significato di un testo. Ma di fronte a un'immagine, di fronte a questa immagine, uno dice: allora è vero. Ed è un problema, perché mentre un testo non lo capiamo, quindi non ci fidiamo,
l'immagine diventa una autocertificazione della verità. E allora qui tornate in gioco voi. Come insegnare ai bambini, ai ragazzi, a distinguere lo falso dal vero? È proprio interessante quello che mi ha raccontato un giorno Valentina degli allievi che ha detto: sesta, si vede che è una fake news perché non hanno citato correttamente gli hashtag, ok? E infatti questo è il Papa che gioca a pallacanestro e scoprite che gli algoritmi di creazione artificiale di immagine, vedete che gli manca una gamba? Tipicamente oggi l'errore più ricorrente nelle immagini false è che non riescono a disegnare bene le dita, no? Vi trovate immagini con persone che hanno 6 dita, in rete trovate tutti questi esempi, addirittura di mani che si intrecciano ma in realtà che passa attraverso, cioè c'è solo uno che aveva i buchi, quindi è difficile che sia una situazione condivisa, però anche qua andranno avanti, correggeranno gli errori, le immagini saranno sempre più veritiere. Quindi siamo di fronte alla creazione dell'inesistente. Io qui ho messo dei link, se... No, poi... No, ho provato troppo lungo. Vi restano poi, ve li do, ma li trovate in rete, c'è per esempio fake name generator. Fake name generator dice: cosa vuoi creare? Uomo, donna, professione, geometra, residenza, casa al Moro. Ti crea una finta identità, gli dà un nome, un cognome, un coordinato, ti fa il finto atto di nascita, ti dà una mail, un numero di telefono. Sembra schifosamente vero. C'è, e dici vabbè, fin qua insomma, sì, però se poi prendi quell'altro che gli dici foto o crayon, ma gli dici creami uomo, etnia serba, altezza 1,90, età, ti crea la faccia di una persona che non esiste. Quindi tu puoi creare una identità che non esiste per una persona che non esiste, ma la foto è maledettamente vera. E questo ti pone dei problemi. È comodo, Valentina, o chi si occupa di grafica, c'è il famoso smashing logo. Io ho provato a fare quello del Bonsignori, gli ho detto, si chiama Bonsignori, Fappa Bonsignori. Quali sono i suoi colori preferiti? Ho detto bianco, blu, blu scuro. Che cosa fa? È un'istituzione educativa e ne ha prodotto 50 loghi. No? Cioè, l'uso in cui io faccio a me, cioè, diventa un simulatore di cose. In questo caso è utile, in altri un po' meno. Quello che è successo poi, voi sapete tutti che il garante per la protezione dei dati personali in Italia ha bloccato, o meglio, non è vero, non è vero, che anche qui avere l'informazione corretta è fondamentale. Il garante ha detto: cara OpenAI, produttore di ChatGPT, tu stai chiedendo agli utenti, perché ogni volta che voi fate una domanda, siete cosa sono. Ogni volta che voi fate una domanda, quella domanda diventa input per il sistema. Perché ogni volta che faccio una domanda, quel materiale diventa materiale di decodifica. E quindi chi ha istruito ChatGPT? Noi. Noi, i migliaia, milioni di noi che su Facebook... Pensate che, quando... I giochi online sono degli enormi raccoglitori di informazioni. Perché? Perché ogni volta che io do una risposta a una cosa, creo un sapere. Mi seguite? E quindi io volontariamente e inconsciamente
sto alimentando la dimensione del motore di intelligenza artificiale. Il garante cosa ha detto? Ciccio, per legge europea tu devi informare gli utenti. Quella roba noiosa, firma per la privacy, in realtà è una cosa fondamentale. Io utente ho diritto di sapere, e ci deve essere il disclaimer che mi dice: caro utente, sappi che io prenderò le tue informazioni e ne faccio quell'accidente che voglio. Sei d'accordo? Io devo avere il diritto di dire no. Il garante ha solo detto a OpenAI: rispetta la legge. Non ha proibito, gli ha detto rispetta la legge. E OpenAI ha detto: adesso mi tocca anche rispettare la legge. Se devo anche rispettare la legge, dove andiamo? Facciamo così, faccio prima a impedire l'uso in Italia. È questo. Il garante non ha bloccato OpenAI, gli ha detto rispetta la legge. Tant'è vero che la settimana scorsa sono uscite le precise richieste dove il garante gli ha detto: devi dare informativa, devi permettere all'utente di dichiarare e dirgli guarda che le tue informazioni potranno essere usate a tua insaputa. Cosa che noi, quando ce lo chiedono, io non so se proprio tutti come scimmie continueremo a dare i dati. Questa cosa tra l'altro ha suscitato l'interesse di Germania, Francia, altri paesi che hanno detto: aspetta un attimo, aspetta un attimo. E l'altra cosa che è successa però, e questo la dice lunga, che nel tentativo di normare hanno puntato su OpenAI. Ma vi ho appena detto prima che là fuori ci sono decine di migliaia di software house che stanno sviluppando usando quelle librerie. E ovviamente non vi chiedono: scusa, sei d'accordo che io utilizzi i tuoi dati, che faccia quello che voglio, eccetera. Per cui il garante si è messo con le due manine di fronte a una cascata pensando di fermare l'acqua. Fa bene a farlo, io sono assolutamente d'accordo di quello che fa, ma attenzione. E allora, che cosa vi raccomando? Tenetevi intanto informati. Io vi dico i due da cui io tipicamente mi informo. Uno è Luca De Biase, forse il più bravo giornalista tecnologico italiano, che ha detto: c'è un aspetto enormemente positivo. Con l'intelligenza artificiale si simulano cose di ogni genere per sapere, cioè immaginatelo come un enorme strumento di modellazione. Io posso simulare cosa succederebbe se. E gli strumenti di intelligenza artificiale questa cosa la fanno in modo magnifico. Però, dice Luca, attenzione che le informazioni che gli utenti inseriscono sono informazioni sensibili, così come abbiamo insegnato faticosamente: non mettere la password, non dare la tua identità, l'abbiamo insegnato ai ragazzi, l'abbiamo fatto, lo facciamo, eh? Non mettere le foto dei bambini, santa Madonna, non metterle, è pericoloso. Lo stesso dobbiamo fare con tutto questo nuovo mondo, perché al di là della privacy, la protezione dei minori nel mondo di OpenAI e delle librerie è totalmente assente. È totalmente assente. Per cui abbiamo creato un modo di difesa e adesso si spalanca di là una voragine in cui o noi, voi, prendete in mano le redini del gioco. Soprattutto, questo è un passo importante, le informazioni sulle persone usate dalle piattaforme per addestrare le loro intelligenze sono presenti in rete per altri motivi. Magari io l'ho scritto su WhatsApp o l'ho scritto in Instagram, ma alcune di queste magari sono vecchie o sono false e diffamanti, perché qualcuno ha scritto: Gigi Tagliapietra è un coglionazzo che non capisce niente, ma qualcuno l'ha scritto, quindi quell'informazione c'è ed è possibile che
quando si chiede il profilo di Gigi Tagliapietra, esca Gigi Tagliapietra, Antonio Razza non capisce niente. C'è il caso di un sindaco australiano che nel suo profilo si è trovato, è stato condannato per truffa, non è assolutamente vero. Però capite che in questo mondo ti ritrovi a doverti difendere da cose che non sai come vengono fuori. E questo è il grande tema. L'altro mio pilastro si chiama Maffe. Maffe De Baggis, che è una forse delle più brave analiste. Maffe è veramente una enorme conoscitrice del mondo dei social e ha detto: il principio di precauzione applicato alla tecnologia genera mostri. Stiamo condannando il nostro futuro sulla base delle paure del passato e del presente. È densa di significato. Un altro grande della rete, si chiama Tim O'Reilly, è appena uscito con un comunicato in cui ha detto: il problema del legislatore è che vuole normare cose di cui non capisce una benamata Eva, che è il grande problema di quando si vuole normare un mondo di cui non si capisce niente. Ma Maffe, ho rubato per voi un'altra cosa che ho trovato in un suo post. La scuola serve a imparare a imparare. E Gregory Bateson lo chiamava deutero apprendimento. Se uscito da scuola ritieni di sapere già tutto e non ti viene il dubbio del dubbio, se da adulto non riesci a accettare di disimparare o almeno di mettere in discussione quello che sai, la scuola che hai fatto ha fatto male a te, alla persona attorno a te e alla società in cui vivi. Vi ricordo il grande passaggio Guerre Stellari: devi disimparare ciò che hai imparato. Quando Yoda dice a Luke: devi disimparare ciò che imparassi. Poi un'altra persona a cui sono molto legato, questo è Manel San Román, assieme al quale abbiamo fatto il primo gemellaggio virtuale tra due città 30 anni fa, Desenzano con la rete Onde, e lui era il responsabile della rete cittadina di Tarragona. E Emanuele, siamo rimasti in contatto e 3 settimane fa mi chiama e dice: dobbiamo parlare. Tra l'altro, grazie ai traduttori simultanei, lui parlava in catalano e io in italiano, ci capivamo benissimo, perché lui dice: siamo tornati ai tempi delle reti civiche. Noi vecchi, tra virgolette, abbiamo il dovere di riprendere quel percorso che abbiamo fatto quando è nata internet, perché noi che avevamo capito il potenziale del web eccetera ci siamo messi a insegnare alla gente a usarlo. Questo è quello che abbiamo fatto per 30 anni io, lui ed altri. Lui dice: l'intelligenza artificiale è questa roba. E quindi lui ha deciso di lanciare un manifesto, quando lo leggete, in cui dice: è un dovere preoccuparci che questo grande patrimonio sia un patrimonio dei cittadini, non delle imprese. La rete appartiene ai bambini, non appartiene, cioè quindi al futuro, non appartiene alla Microsoft, alla Cisco, a Google, a chi. È una visione estremamente laica e cinica dell'informatica applicata all'intelligenza artificiale. Solo se i cittadini saranno protagonisti di questa cosa, l'intelligenza artificiale avrà un senso. È ovvio che, come è stato per le macchine, l'intelligenza artificiale sostituisce professioni, sostituisce mestieri. È già successo, è già successo, continuerà a succedere. La vera domanda è: ma sostituisce anche l'uomo l'intelligenza artificiale?